Oggi ricorre il 51esimo anniversario del disastro del Vajont. E ho voluto fare un video su questa tragedia che fin dal momento in cui la scoprii mi ha sempre incuriosito e toccato profondamente. Sono stato due volte al Vajont e consiglio a tutti di andarci almeno una volta nella vita per capire le proporzioni di quella tragedia. Comunque, dicevo, un video sul Vajont dal punto di vista fotografico, nel quale voglio brevemente illustrare questo libro. Vajont, 9 ottobre 1963, Cronaca di una catastrofe, di Beppe Zanfron. Il fotografo Giuseppe Zanfron, io spero che la pronuncia sia corretta, è tra i più autentici testimoni della catastrofe del Vajont, avendone immortalato con i suoi scatti i segni più immediati. È l'artefice primo della documentazione fotografica del disastro. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo a riprova di quanto accaduto. Nel 1998, in occasione del 35esimo anniversario della tragedia, ha pubblicato quest'opera tutta sua, presentando una serie di foto inedite tratte dal suo archivio personale. Il volume narra per immagini fatti antecedenti e successivi la notte del 9 ottobre 1963, rafforzando la memoria e soddisfando la voglia di conoscenza di quelli che chiedono di sapere. Questo libro me l'aveva comprato mia madre la prima volta che siamo andati a Longarone. E l'anno dopo, quando ci ritornai, ricordo che cercavo i punti di vista delle foto del libro, dove possibile, provando a fotografare dagli stessi punti per mostrare le differenze tra ieri e oggi. Il libro è diviso in quattro parti: il passato, con foto storiche di Longarone della Valle del Vajont, raffiguranti sia paesaggi che persone, sia prima, durante che dopo la costruzione della diga; la catastrofe, con i primi soccorsi notturni, e poi le incredibili foto aeree di Giuseppe a quello che restava di Longarone della Valle del Vajont; la ricostruzione, dove sono documentati gli sforzi per rimettere in piedi Longarone; e l'ultima parte, il processo, dove è riassunta la vicenda giudiziaria conseguente il disastro. Beppe arrivò nei pressi di Longarone quasi subito dopo il disastro, affermando: "Strano, cielo sereno e vetri dell'auto bagnati come se piovesse." Obbligato a procedere a piedi poiché la strada non esisteva più, si inoltrò in quello scenario tormentato, iniziando a scattare foto dei primi soccorsi. Le prime foto che scattò furono senza pensare né inquadrare. La bella foto era un lusso per altre occasioni. In quel momento serviva a bloccare la notizia, al servizio della storia. Di quei momenti ricorda l'alba che fece rendere conto a tutti la portata del disastro. Chi ha visto sa, chi c'era non può immaginare quella tremenda sensazione di camminare sui cadaveri. Decise quindi di cercare un elicottero per avere qualche scatto dall'alto, per far capire e capire cos'era successo sul TOC. Quindi portò i rullini a sviluppare e tornò nella valle del Vajont per fotografare Erto e Casso e poi ancora Longarone. E grazie a lui, se oggi abbiamo una documentazione fotografica così ricca relativa a una delle tragedie peggiori della storia italiana, e paradossalmente non così ben conosciuta. In questa catastrofe la fotografia risponde alla sua funzione di testimone e conservatrice della memoria. Magari sul momento a qualcuno non sarà andato a genio uno che andava a destra e a sinistra fotografando con tutti quei morti lì in giro. Eppure, se non ci fosse stato lui, non avremmo tutte queste foto, anche delle primissime ore dopo il disastro. Quindi niente, ho voluto fare questo brevissimo video per ricordare questa tragedia e ripeto, se non l'avete ancora fatto, un giorno andate nella valle del Vajont perché merita davvero. È importante che questa tragedia non cada nel dimenticatoio. Grazie della visione, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.